Ciao, dopo Dossi. Hey, Maya. Meglio. Allora, l'Antartide, sappiamo dov'è dal punto di vista geografico, è un continente di ghiaccio, un continente estremo, delle condizioni estreme. Dovete pensare che c'è la temperatura che arriva anche a 90 gradi, quasi 90 gradi sotto lo zero. Abbiamo un vento che soffia 300 km orari anche. Queste le condizioni ambientali dell'Antartide, però adesso Katia vi farà fare una visita all'esposizione, al museo. Ok, punto. Gremo? Pritte smara. Evo punto. Tu che smo un colibi, che postavo Robert Falcon Scott, približno pred 100 leti, koje prišel na Antarktiko in skupaj s svojo ekipo hotel doseči prvi južni pol. Ma skupaj z njim ne šel samo on. Še en drugi raziskovalec se je takrat boril, da bi prišel prvi na južni pol. In to je bil Amundsen. Ma te dve odprave so bile tako zelo različni. Kot vidite, Scott si je vzel s sabo cel kup knjig. Njegova odprava je bila zelo raziskovalnega namena, on je šel tja, ker je hotel tudi malo biologijo raziskovati, pa geologije, pa vzorce si je hotel pobrati, pa to. In medtem ko Amundsen je samo hotel biti prvi, njegova odprava je bila dosti lažja, dosti bolj hitra. In kdo je prišel prvi po vašem? Amundsen, Norvežan, Amundsen je prišel prvi. Njim se je pa zgodila ena nesreča, oni so tudi prišli do južnega pola, sam so bolj tam, ko so prišli tja, so videli, je bil šotor že postavljen. In nekdo je že bil pred nami, to je bil Amundsen, zelo so bili razočarani in nazaj grede lačni, zmrzneni naprav, to je 3000 km treba hoditi in to je bilo skoraj 3 mesece v eno smer in 3 mesece v drugo smer. Nazaj grede jih je ulovila ena snežna nevihta in so potem tam vsi v tistem šotoru zmrzeli. Evo punce, tukaj smo pa pri Shackletonu. To je bil tudi en raziskovalec, ki je hotel prečiti Antarktiko. Vidite tukaj ta led? Ja. Čez noč se mu je morje zmrzalo okoli in ladja ni šla ne nazaj, ne naprej. In kaj se je Shackleton odločil, da naredi? Odločil se je, da ostane celo zimo na ladji in da počaka pomlad, da se bo led začel topiti. In led se je res začel topiti. Ma kadar se je led začel topiti, se je začel tudi... Vidite, je začel pokati in ker so tam tokovi zelo močni, so se potem te ledene plošče nalagale ena na drugo in so potem stisale ladjo tako močno, da je jo v enem trenutku obrnilo in se je potopilo. Ma ti možje, ki so bili na ladji, so imeli čas, da so si vzeli vse rešilne čovne dol in vse, kar so potrebovali in so potem, hops, rešilne čovne na hrbet vlekli do morja. In so potem s temi malimi barkicami šli do enega otoka. In od tistega dneva, ko se je ladja zablokirala v ledu in ko so jih prišli rešiti, so minile 2 leti. Predstavljam vam bom eno gospo, Lauro, ki je bila 1,5 leta na Antarktiki in vam bo ona vse povedala. Ciao, ciao. Allora, io sono stata in Antartide per 1 anno e 1 mese ed ero qui. Questa è la base di Concordia. E lo slomer slotan? E io sono stata con una temperatura di, quando faceva caldo, meno 25 gradi e quando faceva un po' più freddo, meno 70 gradi. Da sola, senza nessun amico, né la mamma, né il papà, ma con altri 11 ricercatori. L'Antartide è un continente molto grande e quindi ci sono tanti diversi pinguini. Il più grande è il pinguino imperatore. È grande quasi come una bambina. Ha sotto i pinguini nei panni? Questo pinguino è un po' cattivo. Quando li ho incontrati in Antartide, alla fine del mio viaggio,
gli esploratori ci hanno detto dovete stare a un metro, anche due, perché morde, è un po' pericoloso, come le galline, però è molto più grande. Scappa sto rabble di masche. A quella temperatura si ha tutto il viso congelato e quindi si usa questo coprifaccia. La cosa divertente che mi ricorderò sempre è quando la temperatura è scesa da meno 20, meno 30 a meno 50, la tuta è diventata dura. E mentre camminavo faceva cric, croc, cric, croc. Bianco, silenzio, non ci sono animali, non ci sono piante. È un luogo incontaminato. Non ci sono case, non ci sono industrie, non ci sono neanche scuole. C'è solo la base scientifica. Oh! Oh! Buonanotte! Love it.